Una data importante è quella di quest'anno per la Montesi, festeggiamo i 60 anni dalla Costituzione all'interno del comando dei Vigili del Fuoco di Pesaro. Poi nel 2004 c'è stata un'evoluzione creando una società ad hoc specifica, però comunque il DNA Vigili del Fuoco è rimasto all'interno della società. Una grande storia fatta da tantissime persone, da grandissimi personaggi, da bellissimi risultati anche sportivi, perché posso ricordare gli spareggi per andare in Serie A appunto agli albori della società, fino alla disputa di campionati di Serie B. Quindi una storia fatta, ma soprattutto di persona, che è la parte più importante di ogni società sportiva. Una storia che vogliamo che prosegua nel migliore dei modi, quindi puntiamo tantissimo sui giovani, abbiamo un floridissimo vivaio giovanile, collaboriamo con altre società per lo sviluppo e quindi speriamo che questi siano i nostri primi 60 anni. È una società capace di fare rete con le altre società sportive del nostro territorio, pensiamo alla parte del mini volley, pensiamo al voler dedicare anche un'attività pallavolistica, quella del fit volley, a persone che magari non sono più diciamo in condizioni di fare anche una competizione sportiva. È un movimento sportivo importante del quale ne andiamo orgogliosi. Poi fanno rete anche con altre società sportive che non sono quelle prettamente legate alla pallavolo e sono fortemente legate col mondo sociale, quindi una realtà della quale l'amministrazione comunale ne va orgogliosa. Abbiamo deciso di festeggiare questa importante ricorrenza con una serie di eventi che percorreranno tutto il 2024, quindi uno di questi sarà il più imminente il 25 di febbraio, quando organizzeremo un torneo insieme alle altre società Montegranaro Volley Pesaro e Volley Pesaro. Un torneo di mini volley che si svolgerà al Palafiera di Pesaro. Poi ci sarà un ulteriore evento organizzato all'interno del Palamenco Boni, che è la nostra palestra, casa nostra, dove raduneremo tutto il mondo montesi, simpatizzanti, amici, atleti, ex atleti, familiari, tifosi, e dove un pochino festeggeremo e ripercorreremo la nostra storia, i nostri 60 anni di storia. In quell'occasione sarà presentato un fotolibro. Sempre in quella data presenteremo anche una maglietta celebrativa, perché abbiamo deciso di avere un'attenzione anche verso l'aspetto sociale, e da questo punto di vista ci sarà una collaborazione con la cooperativa Labirinto, che realizzerà per noi, sarà il loro laboratorio con i loro ragazzi a realizzare per noi una t-shirt celebrativa che ridisegnerà un pochino il nostro logo e che andremo poi a vendere, e con il ricavato sosterremo un progetto di inclusione sociale e sportiva da realizzare insieme a Labirinto. Infine ci saranno, come diceva il Presidente, una serie di tornei che stiamo organizzando, un triangolare con altri gruppi sportivi Vigili del Fuoco che sono ancora gruppo sportivo Vigili del Fuoco, che come noi lo sono stati, e un torneo in spiaggia per i nostri ragazzi più giovani, dove poi avremo anche piacere di invitare un DJ, avere un po' di musica e fare qualcosa dedicato appunto ai nostri atleti più giovani, per farli divertire, per fargli passare una giornata tutti insieme.